Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere e, stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, vengo a te a far mia la vita del Fiat Supremo. Voglio essere il tuo eco nel diffondere su tutto l'amore. Dal Libro di Cielo, volume 14, 10 luglio 1922. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù, me lo sentivo nel mio interno, ma tanto reale, che ora mi sentivo che mi stringeva forte il cuore da farmi soffrire. Ora si sedeva sul mio cuore, prendendo un'aria importante, imperante di comandare. Ora stringevo le sue braccia al mio collo da soffocarmi ed io mi sentivo come annientare e risorgere a novella vita sotto il suo comando. Ma chi può dire ciò che lui faceva nel mio interno? Ed io vi sentivo, credo che sia meglio passarlo in silenzio, onde mentre mi sentivo la sua reale presenza nel mio interno mi diceva: figlia mia, elevati, elevati di più, ma tanto da giungere nel seno della divinità. Fra le divine persone sarà la tua vita. Vedi, per farti giungere a questo ho formato la mia vita in te. Ho racchiuso il mio volere eterno, dove ciò che tu fai e vi scorre in modo meraviglioso e sorprendente, ed il mio volere è agente in te in continuo atto immediato. Ora, dopo aver formato la mia vita in te, col mio volere agente in te, nei tuoi atti, il tuo volere è restato inzuppato, trasfuso nel mio, in modo che il mio volere tiene una vita sulla terra.
Ora è necessario che ti elevi e porti con te la mia vita, il mio volere, affinché il mio volere della terra e quello del cielo si fondano insieme e tu faccia vita per qualche tempo nel seno della divinità, dove il tuo volere sarà agente nel mio, per poterlo allargare quanto a creatura può essere capace. Onde dopo scenderai di nuovo sulla terra portando la potenza, i prodigi del mio volere, per cui le creature ne saranno scosse, apriranno gli occhi e molti conosceranno che significa vivere nel mio volere, vivere a somiglianza del loro creatore. Ciò sarà il principio che il mio regno venga sulla terra e che il mio volere abbia l'ultimo compimento. Credi che sia cosa da nulla il vivere nel mio volere? Non c'è cosa che lo guagli, né santità che lo poreggi. È la vita reale, non fantastica come qualcuno può immaginare. E questa mia vita è non solo nell'anima, ma anche nel corpo. Ma sai tu come viene formato questa mia vita? Il mio volere eterno è quello che è quello dell'anima, e il mio palpito, palpitando nel cuore, forma il mio concepimento. Il suo amore, le sue pene e tutti i suoi atti fatti nel mio volere formano la mia umanità e mi fanno tanto crescere che non posso tenermi nascosto, né levo farà a meno di sentirmi. E non mi senti tu vivo nel tuo interno, perciò ti ho detto che la santità del vivere nel mio volere non c'è chi la pareggia. Tutte le altre santità saranno piccole luci ed essa sarà il gran sole trasfuso nel suo creatore. Ora, per ubbidire con gran ripugnanza, dico come sento il mio Gesù nel mio interno. Lo sento al posto del mio cuore, quasi in modo visibile. Ora sento che prega molte volte. Ora sento che prega e molte volte lo sento con le orecchie del corpo ed io prego insieme. Ora che soffre e mi fa sentire il suo respiro interrotto, affannoso, e lo sento nel mio respiro tanto che sono costretto ad affannare insieme. E siccome con lui sono contenute tutte le creature, sento che il suo respiro, come vita, si diffonde in tutti i moti e respiri umani, ed io mi diffondo insieme con lui. Ora lo sento gemere, agonizzare, ora lo sento muovere le braccia e le stendere le mie, ora che dorme restando nel mio interno profondo silenzio. Ma chi può dire tutto? Può dirlo solo Gesù, ciò che opera in me, che io non ho parole sufficienti per manifestarlo. L'ho fatto solo per ubbidire con sommo strazio dell'anima mia e per timore che il mio Gesù potesse dispiacersi. Perché lui mi tollera fino a tanto che l'ubbidienza non mi comanda. Ma se l'ubbidienza comanda, mi resta solo il fiat, altrimenti mi annienterebbe. Spero che sia tutto a sua gloria ed a mia confusione. Bene, ci sono stati innanzitutto dei passaggi dove ho avuto difficoltà a leggere perché c'è certamente qualche errore di stampa, di trascrizione, alcuni passaggi, uno in particolare era questo: vedi, per farti giungere a questo, ho formato la mia vita in te, ho racchiuso il mio volere eterno dove ciò che tu fai e vi scorre in modo meraviglioso e sorprendente del mio volere agente in continuo atto immediato. Qui certamente c'è qualcosa che non funziona proprio nell'italiano. Gesù dice che per fare giungere a questo stato di elevazione nella vita della Santissima Trinità ha racchiuso il suo volere eterno in ciò che tu fai, probabilmente, e vi scorre in modo meraviglioso e sorprendente il suo volere in ciò che lei fa ed il mio volere agente in te in continuo atto immediato. Quindi c'è sicuramente un in al posto di dove ciò che tu fai, perché altrimenti diventa difficilmente comprensibile in italiano. E mi scuso anche con chi ascolterà questa meditazione, ecco, se ho avuto, diciamo, delle difficoltà e quindi questo ha reso un po' più difficilmente comprensibile il testo. Allora, questa meditazione culmina in alcune espressioni fondamentali di Gesù. Credi che sia cosa da nulla il vivere nel mio volere? Non c'è cosa che l'uguagli né santità che lo proteggi e che lo pareggi.
E poi prosegue, è vita reale, non fantastica, come qualcuno può immaginare. Ecco, questo dà un primo spunto di considerazione, no? Ce ne sono diversi. Noi sappiamo che la vita nella Divina Volontà è uno, vita tutta interiore. E secondo, è vita che comporta una serie di esercizi spirituali interiori, e che come tutte quante le cose degli esercizi spirituali interiori non sono e non danno dei riscontri sensibili, percepibili, ecco, tangibili, meno ancora che altre cose, perché se io per esempio vado a messa e mi faccio la comunione, certo, ricevo l'ostia consacrata, però almeno insomma c'è una struttura esterna del rito che è fatta in un certo modo, si deve rispondere, c'è un contatto, diciamo così, no, con Gesù, certamente un contatto sacramentale, ma l'ostia io la ricevo, so che l'ho ricevuta, cioè ce l'ho avuta in bocca, insomma, nessuno posso non crederci che quell'ostia sia stata il Figlio di Dio vivo e vero, ma non posso negare di averla ricevuta, ecco. Viceversa, nella vita, nella Divina Volontà, specialmente nel suo stadio ordinario, non quello straordinario, che però, adesso lo vedremo, Gesù ha voluto che fosse descritto, vedremo perché vuole che siano descritte quelle cose, facendo fare a questa creatura, come tutti i santi, no, un atto di profonda umiliazione, con grande vergogna, perché primo sono loro cose intime, secondo, i santi temono sempre di descrivere le loro esperienze personali per un motivo molto semplice, perché generalmente noi comuni mortali ci pensiamo che aver vissuto quella cosa significa essere santi, e invece non è così, perché quella cosa è un dono, e i doni nostro Signore certamente, se uno poi non vi corrisponde bene, li toglie, ma a volte li dà anche a chi sta in cammino, a chi non è proprio arrivato verso la santità. Poi certamente se il destinatario del dono lo disprezza, non lo usa e ci sputa sopra, questo lo sappiamo, questo è scritto anche nel Vangelo, Gesù glielo toglie, lo dà a qualcun altro. Ecco, però queste cose anche straordinarie non sono incompatibili con l'essere in cammino. Certo, il Signore non la dà a queste cose dei grandi peccatori impenitenti, questo è chiaro, questo qui, no? Ecco, però un po' c'è questo senso di sacro pudore, sacro riservo un po' anche spirituale, no? Perché descrivere queste cose è un po' mettere a nudo le proprie esperienze più intime, insomma, e non è una cosa gradevole. Poi c'è il timore che la gente si pensi troppo facilmente che il santo è già santo canonizzato, e poi c'è pure il pericolo dell'idolatria, quindi che sapendo che quel certo santo vive quelle cose lo si comincia ad osannare, ad esaltare come se fosse il Padre Eterno in terra, quando invece è un povero uomo, una povera donna che lui stesso insomma è stupito di tante cose di cui non si rende conto, no? Ecco, e di cui sa benissimo di non essere degno. E detto questo, torniamo alla vita reale non fantastica. La vita nella Divina Volontà richiede tutta una serie di attività interiori che, se uno li guarda con gli occhi un pochino molto umani e sensibili, può dare l'impressione che uno stia vivendo in un mondo suo, in un regno delle favole, che vada appresso a fantasticherie e a sciocchezze. Chiama la Divina Volontà nelle azioni, comincia a fare i giri sulle creature, sulle situazioni, sulle persone, chiede interiormente spesso al Signore dammi luce per capire la tua volontà, cosa faresti, cioè c'è tutto quanto un continuo lavorio, e poi le fusioni, gli atti di fusione, gli atti semplici, gli atti complessi, quell'attenzione, no? Dice sì, ma tu stai facendo tutte queste cose dalla mattina alla sera, ma poi parlando in maniera molto feriale, in soldoni che succede? In soldoni non succede niente, in soldoni, però in moneta che circola in paradiso succedono tante cose, insomma, tante grandi cose e grandissime cose, e non sono fantasticherie,
ma sono cose molto reali. E Gesù spiega, qui si tratta di una vita ancora, no? Che piano piano va formandosi, dopo aver formato la mia vita in te, col mio volere agente in te, nei tuoi atti. Allora, il tuo volere è stato inzuppato, cioè da quello che si capisce negli scritti, e dico da quello che si capisce perché io mi sento molto in cammino, non mi sento assolutamente il padrone di queste cose, né di averci capito tutto, cose di questo genere. Sembrerebbe, una cosa è certa, Gesù parla sempre della divina volontà come una vita che gradualmente si forma dentro l'anima, è come se uno piantasse un albero. E gradualmente questa cosa passa dallo stadio di pianticella, alberello, e poi albero maturo, e poi albero enorme, e poi albero che dà tanti frutti. Questo è sicuro, questo qui. Questo è un dato che si può affermare con una certa sicurezza alla luce degli scritti. Ma che cosa succede poi? Succede che quando Gesù dice il tuo volere è stato inzuppato, trasfuso nel mio, significa, vediamo proprio, è bellissima questa immagine, no? Proviamo a pensare quando noi inzuppiamo un biscotto o un cornetto dentro il latte. Sì, certamente il cornetto rimane il cornetto, ma è completamente inzuppato, cioè cambia anche alcune qualità, no? Cioè diventa appunto impregnato, quindi è tutto quanto morbido e ha un sapore differente, perché insieme al sapore del cornetto c'è anche il sapore del latte, eccetera eccetera, no? Quindi veramente questa immagine dà l'idea di queste volontà fuse, quindi che si determina una sorta di situazione abituale, parlando per analogia molto lontano, un po' come quando uno c'ha la grazia santificante, dice San Tommaso, è un habitus, c'è cioè uno stato in cui tu ti trovi, e stando in questo stato, se la tua volontà non va a fare guai, nel senso che esce da questo stato perdendo la grazia col peccato mortale, le tue azioni sono animate dalla grazia di Dio, e quindi sono, tra l'altro insegna la Chiesa, meritorie anche da un punto di vista soprannaturale. Se perdi la grazia di Dio, questa cosa la perdi. Sembrerebbe, qui uso il condizionale, il verbo sembrare, quindi non uso né il verbo essere né il tempo presente, che avvenga qualche cosa di simile. Perché se si forma una vita in noi e negli atti che compiamo il nostro volere resta inzuppato con quello di Gesù, cosa significa? Significa che negli atti che faccio il divino volere opera anche quando io nell'istante attuale non faccio un atto attuale, non faccio un atto di richiamo espresso del divino volere nel mio operare. Spero di essere stato chiaro. È chiaro che questa è una cosa che si produce nel tempo, non possiamo e mai potremo darla per scontata, cioè la percezione di questo, ecco, questo dobbiamo sempre raccomandarci, perché a me già è capitato di percepire, di intrasentire, insomma, in qualche anima, in qualche persona, delle affermazioni che non devono essere fatte mai. Ah, ma io vivo una divina volontà, quindi tutto quello che faccio è divino. Tranquillo, buono, calma. Punto primo, vediamo se uno ci vive realmente nella divina volontà. Punto secondo, camminiamo sempre, come dice San Paolo, nell'umiltà e con timore e tremore. Noi ci proviamo, ma non possiamo, come dire, assumere atteggiamenti così spavaldi, diciamo così, e così sicuri di sé. Queste non sono cose che non hanno niente di soprannaturale, ma molto di umano, e molto di umano viziato dalla superbia, insomma, no? Quindi non sono buoni atteggiamenti. E solo che è un dato di fatto che questa vita va costituendosi come vita reale, e Gesù spiega non solo nell'anima, attenzione, ma anche nel corpo. Cosa significa? Significa, se l'italiano ha un senso, io ci metto sempre tutti i condizionali possibili, che i riverberi del benessere, proprio benessere con la B maiuscola che porta la divina volontà, rifluiscono anche nel corpo, forza. Quindi che cosa può significare?
una percezione un po' minore, per esempio, della stanchezza, quando uno vive fuori dalla grazia di Dio, fuori dalla volontà di Dio, sta sempre stanco, sta sempre affannato, come dice Gesù nel Vangelo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, sempre di corsa, sempre con la lingua di fuori, sempre che sembra che non ci sta tempo per niente, sempre di fretta, sempre con una vita tumultuosa, oppure al contrario, oziosa, d'accordo? Nulla facente, insomma, che butta, che spreca il tempo, quindi si vedono, no? E sono tutte tante cose che coinvolgono il nostro corpo: disordinata nel dormire, o dorme troppo poco, nel mangiare, o mangia troppo, o mangia troppo, troppo, troppo poco. Ci sono tante cose che riguardano la nostra vita corporea. Che noi siamo una unità, non è che siamo, ecco, c'è un ordine nella nostra corporeità anche da un punto di vista della purezza, oppure no? Cioè, si può concepire una persona che viva nella divina volontà e cada nei peccati impuri? Io non vorrei apparire rigido, fondamentalista o intransigente, però nella mia percezione personale, diciamo così, nella mia mente, non vedo come possa darsi, come dire, una compatibilità con una reale volontà di vivere nel volere e un cadere in questi peccati così bassi e così grossolani, no? Sono proprio la somma distanza, diciamo così, dalla vita, non solo della divina volontà, ma dalla vita, diciamo, interiore, dalla vita spirituale, dalla vita di santità, no? E quindi nel corpo ci deve essere qualche riverbero, ma Gesù negli scritti sappiamo bene che afferma, cioè questo lo dice, che quando la divina volontà regna proprio profondamente, realmente, io non ho ancora capito bene, anche qui le persone che ho sentito, che hanno ogni volta commentato, non sono, diciamo così, tutte univoche nella comprensione, no? Perché Gesù promette che non ci saranno più le malattie, non ci si ammala più. Che è una cosa, se uno ci pensa, perfettamente normale, perché come cioè Dio è vita, Dio è vita, Dio è benessere, Dio è somma salute, per cui le malattie, questo la Chiesa lo sa, sono una delle conseguenze prodotte in noi dal peccato originale e attuale. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in tutte le sofferenze che vediamo, tutte le malattie. Quando vediamo una malattia, attenzione, non bisogna mai entrare nella logica puerile, assolutamente falsa. Quella persona si è ammalata, è stata castigata per qualche peccato ha commesso. Questo è un'idea che circolava, tra l'altro, abbastanza parecchi secoli fa, parecchi secoli no, parecchi anni fa, ed è il motivo per cui quando qualcuno si ammalava non voleva far sapere a nessuno che stava malato, perché dopo si pensa chi lo sa che ha fatto questo per trovarsi in quel modo, no? Quindi questo discorso è privo di fondamento, perché sono stati fior di santi. Se pensiamo a un padre Pio, insomma, no? Che ci hanno avuto una montagna di malanni e di malattie, che padre Pio era un grande peccatore, insomma, che c'era la febbre a 45 o la tosse perpetua, insomma, che non si riuscì a placare quella tosse che c'aveva, manco con la paracodina, manco con la morfina, insomma, manco con l'oppio. Ecco, quindi non si possono, non si devono fare queste semplicistiche, grossolane, anche proprio strafalcionate, ecco, di malato, quindi grande peccatore castigato da Dio. Questo Dio ce ne scampi e liberi da queste sciocchezze. Tuttavia, in generale, le malattie, tutte, sono conseguenza del peccato del mondo, chiamiamolo così. Non sono in relazione diretta al peccato personale. Ricordiamo anche l'episodio del cieco nato, no? Del Vangelo. Quando chiedono a Gesù chi ha peccato, lui o qualcuno della sua famiglia, e questo sta cieco nato, quindi qualche cosa è successo. E Gesù che cosa risponde? Non ha peccato né lui né qualcuno della sua famiglia, ma è così perché si manifestassero le opere di Dio. Cioè, da quello che si capisce nel Vangelo, quella cecità che sto cristiano si è portato avanti, pensate a quanti anni, nella mente di Dio era finalizzata l'incontro con Gesù che attraverso la guarigione dalla sua cecità innata avrebbe manifestato la sua gloria e la sua potenza divina. Pensiamo ai grossi misteri, insomma, che ci stanno da parte dell'Altissimo. Non c'era nessun essere peccatore né da parte sua né da parte della sua famiglia. Allora, quindi, detto questo, Gesù dice che col regno della divina volontà le malattie ci saranno più. E
i corpi, dice anche questo negli scritti, adesso purtroppo non ricordo tutte quante le citazioni, ma sono cose abbastanza note, i corpi passeranno tutti quanti per la morte, dice, perché evidentemente l'esperienza che ha vissuto la Madonna è unica e dipende dal fatto che in lei il peccato non c'è proprio stato in nessuna forma e in nessun modo, però i corpi non si corromperanno, eppure il corpo di Luisa, per esempio, sappiamo che non è rimasto, almeno a quanto ne so io, non vorrei offendere Luisa, però a quanto ne so io non è rimasto perfettamente incorrotto, e Luisa è certamente vissuta nella divina volontà. Quindi sembra che questi effetti così macroscopici siano da attendersi per quando il regno della divina volontà verrà sulla terra, perché questo Gesù l'ha promesso, quindi non semplicemente nello stato in cui siamo adesso, in cui dopo Luisa le anime che conoscono questi scritti, che li accolgono, che ci credono, comprendendo che non c'è certamente non c'è niente di contrario alla fede in credere in queste cose, questo è proprio sicuro, insomma, ma casomai c'è un incremento della vita interiore, della vita spirituale, della vita di santità, della vita di amore a Gesù. Questi sono gli unici effetti che possono dare il contatto con questi scritti nettamente compresi. Quindi non c'è assolutamente niente di controindicato, almeno per quanto riguarda il mio povero parere di sacerdote e di persona che ha studiato un po' di teologia. Però Gesù ha promesso che il regno verrà sulla terra, quindi che ci sarà una situazione generalizzata, per quanto ci è dato di comprendere, di accoglienza di questo dono, e i prodigi e portenti che l'accompagneranno saranno veramente questo sbandimento. Certo, cioè, nell'attesa di questo, come dobbiamo intendere che la vita della divina volontà è vita reale, e non solo nell'anima ma anche nel corpo? Certamente si avvertiranno, presumo, un senso di benessere, un maggiore senso di benessere, di riposo, ecco, di tonicità della nostra vita anche corporea. Si dorme bene. Si mangia moderatamente, si mangia vario, non si mangia in maniera sprocedata, insomma, il corpo risponde più o meno bene alle nostre cose. Certo, questo è compatibile con qualche piccola infermità o qualche piccolo acciacchetto, insomma, no? E il resto poi, Battisti cantava, lo scopriremo solo vivendo, no? Lo scopriremo vivendo, insomma, quindi ciascuno poi nella sua esperienza personale vedrà, ecco, che cosa questo accade, perché in questo mondo molto conta ciò che poi concretamente le singole persone vivono, no? Però Gesù incara poi la voce, ti ho detto che la santità del vivere è nel mio volere, non c'è chi la pareggia. Quindi, cioè, le cose grosse che verranno prodotte sono veramente grosse, dice. Parla del farla vivere nella Santissima Trinità, ecco. E poi chiudiamo con un riferimento all'ultima parte, no? E Gesù che dice, o meglio Luisa che scrive le sue esperienze esteriori, sento Gesù al posto del mio cuore, sento che prega, lo sento con le orecchie del corpo, ci prego insieme, lo sento che soffre, mi fa sentire il respiro interrotto, affannoso. Che cosa significa? Significa che quando si vive nella divina volontà, si fa la vita di Gesù e Gesù fa la sua vita in noi. Non sempre questo, cioè il percepirlo a livello sensibile non è essenziale. È lo stesso discorso che capita con l'Eucaristia, cioè io quando mi faccio la comunione, con la comunione l'ho fatta veramente. Non c'è bisogno, non è necessario che ad ogni messa avvenga un miracolo eucaristico, d'accordo? Perché il miracolo eucaristico non è altro che la manifestazione sensibile di ciò che sempre c'è. Quindi se noi ci stiamo sforzando di vivere nella divina volontà, anche se non lo sento Gesù al posto del mio cuore, anche se non lo sento che prega, anche se non sento il respiro affannoso interrotto e altre cose, non lo sento gemere, non lo sento agonizzare, non sento che si muove le braccia e le stende nelle mie, non sento che dorme, ecco. Però possiamo, è lecito, come dire, pensare che qualcosa di ciò avvenga.
Perché se io cerco Gesù, voglio vivere di Lui e per Lui, in tutto e per tutto, secondo quello che Lui vuole, ma Gesù non può non stare dentro di me. Perché ha fatto scrivere queste cose Gesù a Luisa? Allora, due motivi. Primo, perché intanto Gesù ci dà gli allettamenti, perché questo l'ha spiegato, io ho voluto che tu scrivessi tante cose intime, perché la gente pensasse, come pensò Sant'Ignazio di Loyola quando lesse i primi libri dei Santi, perché loro sì e io no? Perché Luisa sì e io no? Non è senza nessuna pretesa, senza nessuna, per carità, uno deve sempre sentirsi l'ultimo del pianeta Terra e assolutamente non ritenersi degno, né tantomeno andarsi a chiedere o aspettare cose del genere. Però il sogno, il pensierino, io penso che il Signore l'abbia, cioè voglia che ti venga. Perché a Luisa sì e a me no? E se un giorno si vivesse qualche cosa del genere? Punto interrogativo. Per certamente non lo devo desiderare, certamente la cosa più importante è andare in paradiso e vivere queste cose in pienezza nella patria beata senza più interruzioni. Però perché no? Uno. Due, anche se questo non accadrà mai, quindi che non avrò nella vita terrena nessun tipo di evento straordinariamente percepibile, io devo pensare, devo credere, posso pensare, posso credere, posso sperare che questo accada nella mia anima. E non in maniera percepibile, al modo con cui quando vado a fare la comunione, anche se Gesù non si fa sensibilmente sentire, alcuni santi quando il sacerdote alzava l'ostia consacrata, chi vedeva Gesù bambino, chi vedeva Gesù crocifisso, eccetera, eccetera, perché veramente quelle cose ci sono. Ecco, ma il fatto che noi non le vediamo non ha nessunissima importanza, proprio zero, d'accordo? Perché gli effetti che produce una comunione certamente ben fatta sono uguali che se tu avessi visto quando il sacerdote alzava l'ostia Gesù bambino oppure Gesù crocifisso. Perché anche se non lo vedi, quello c'è. Quindi questi motivi, a mio avviso, sono questi due. Primo, farci venire il pensierino a livello di sogno. Perché forse non a me se mi inoltrerò bene in questa vita? E in ogni caso, certamente io lo posso vivere, o forse, chissà, in forma incipiente lo sto già vivendo, perché comunque la mia scelta è fatta, la mia vita è con Gesù, la mia vita è nella divina volontà. Io faccio, e questo noi in coscienza lo sappiamo, se è vero o no, tutto quello che possiamo, tutto quello che riusciamo, certamente in maniera, almeno per il sottoscritto, sempre molto grossolana, molto imperfetta, è molto perfettibile, però uno lo sa se ce la mette tutta, ecco, e se ha veramente investito su questo come patrimonio dei patrimoni, quindi come credendo che questa è santità che da cui nulla viene pareggiata, non c'è cosa che lo guagli e non c'è santità che la pareggi. Bene, Santa Vergine Maria, anche oggi bellissime sono le realtà che ci ha prospettato Gesù attraverso questi splendidi passi e passaggi. E aiutaci a percorrere questo splendido cammino verso questa cosa grande, non fantastica ma reale, che non c'è niente
che la pareggi. È stata la tua vita e la tua intercessione e il tuo essere con noi, ecco, contribuisca ogni giorno di più a far crescere questo alberello, ecco, fino a diventare robusto, grande, fino a fare in modo che il nostro volere sia veramente costantemente fuso con quello del Signore, per poter dargli grandissima gloria, ecco, e produrre grandissimi frutti di santità in noi e fuori di noi, e grandissima gioia al cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.